Ragazze, eccomi finalmente con il video spacchettamento in diretta di uno dei miei ultimi acquisti. Siccome è un acquisto abbastanza corposo, ho deciso per la prima volta di spacchettarlo in diretta con voi, perché penso che vi piacerà molto. E quindi inizio subito perché penso che sarà lunghetto. Allora, inizio a tagliare. Ho fatto una pazzia, ragazze, ho comprato un bel po' di roba, ma devo dire che comunque nell'ultimo anno, se non negli ultimi 2 anni, non ho comprato tantissimo, se non prodotti per lavorare, insomma, perché comunque ho tante cose da smaltire e diciamo che pensavo mi fosse passata un po' la spesomania. E però in realtà ogni tanto ho questi picchi, soprattutto quando ho i periodi un po' no, e quindi niente, non ho resistito in questi giorni e quindi mamma mia, cioè hanno impacchettato, ci sono 1000 strati da aprire. Ce la farò, non vi preoccupate, calma e sangue freddo. No, anche perché non vorrei rompere niente, sperando che non ci sia qualcosa già di rotto. Allora, vediamo un po'. Ecco, vedo il primo prodotto che esce. Allora, il primo prodotto è questa palette Essential Matte 2 di Make Up Revolution. Sì, mi avete scoperto, ho fatto un ordine sul sito inglese di Make Up Revolution. Non avevo ancora provato niente, acquistato niente di questa marca, siccome in questo periodo tutti ne parlano e fanno vedere queste meravigliose palette o palette, ma come si dice con due palette? Io pensavo che fosse una caricatura di Giuliana dire palette, ma ho sentito anche delle mie amiche dire palette. Quindi, boh, fatemi sapere, almeno la smetto di sbagliare, se sto sbagliando. E niente, quindi, vabbè, è proprio sigillata, magari ve le apro dopo. La prima è questa qui, con tutti i colori opachi, matte, che in questo periodo sono particolarmente attratta da questi colori, forse perché anche per lavoro li posso usare di più. Poi, altro acquisto, questa piccolina qui, ha sia degli ombretti che i colori per riempire le sopracciglia. Ne ho prese un po', ragazze, quindi mettetevi comode. Io faccio 2-3 acquisti l'anno massimo, ma quando li faccio compro il demonio. Poi c'è, oh che carina, la Ultra Eyeshadow Flawless. Vedete, è tutto impacchettato e sigillato. E sono questi colori e questa palette da 32 ombretti, un mix tra opachi e sbrilluccicosi. Dopo le apro tutte, vi faccio vedere prima tutto ciò che ho preso. Poi eccone un'altra, questa qui che è la famosa Iconic, io ho preso la 3, che dovrebbe essere praticamente molto simile alla Naked 3, e quindi ho detto proviamo. In effetti, guardarla così me la ricorda parecchio, speriamo che insomma siano valide anche, visto che tutti ne parlano benissimo. Vediamo, anch'io sono come un po' come San Tommaso, quindi finché non provo non sono convinta. Poi un'altra di queste palettine, oh madonna, mi sembrano uguali, no, sono diverse,
Oddio, la differenza è veramente minima. Vabbè, un'altra di queste da che erano in offerta, più piccoline, con anche gli ombretti per le sopracciglia. Teniamo un po' di queste cose qua, queste bustine, perché ogni palette è stata avvolta in tantissima carta con le bolle. Come si chiama? Pluriballs. Poi, allora, altra palette. Questa qua invece è la Hot Smoked. Voi direte, ma quante cacchio di palette hai preso? Sono impazzita, lo so, e quando vedo il prezzo basso sono meno riesco a trattenermi un po' meno. Ma penso che, cioè, avrei potuto tranquillamente comprarle tutte, solo che ho cercato di limitarmi. E poi ho preso questa cover, è E-Conceal, così si chiama, palette light. Ho voluto provare a prendere queste, vediamo se riesco almeno ad aprirne una che non ha la plastica intorno. Mi spezzerò tutte le unghie, ragazzi. Mi sto già ho le mani distrutte, perché apri palette, lavora, cioè sembro un muratore, ho sbreghi dappertutto. Eccola, una sono riuscita ad aprirla, che è lei. Vi faccio vedere l'interno. Ah, qui. Con lo specchio enorme. E credo che queste potrebbero essermi utili per fare il contouring. Altra uguale, però ho preso la medium dark. Come, esattamente come quella di prima, però con colori anche un po' più scuri. Poi ho preso, anche questa è aperta, quindi ve la faccio vedere subito, se riesco ad aprire, mamma mia. Io sono imbranata, ve lo dico, sono una persona molto un po' così imbranatella, però eccoci qua. Wow, questa caruccia. Che carina. Allora, ecco, scusate perché la devo vedere anche prima io di voi. Allora, questa qua è quella per dei blush, insomma, blush, poi c'è anche, ci sono anche gli illuminanti e hanno tanti colori. Io da un botto che volevo una palette che avesse tanti colori diversi di blush, ma tutti insieme in una cavolo di palette, perché ho voluto provare a prendere questo. Adesso poi me le proverò, vi farò sapere cosa ne penso, come mi trovo. Oggi, come vedete, trucco molto 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 spartano. C'ho proprio un velo di niente, perché sono in casa e mi scoccia in mettermi troppe cose in faccia. E no, anche perché ho notato che ho la pelle strasecca e quindi adesso poi mi struccherò al volo, mi farò una bella un bello scrub, una bella maschera idratante. Mi devo coccolare un po' questa pelle, perché purtroppo è così, quando non si sta bene è tutto amplificato. Allora, poi ho preso la Heart Chocolate, ce n'era un'altra così con la confezione marrone e poi è uscita quella bianca. Io dagli swatch così mi ispirava più questa, però vi dico la verità che anche solo per il packaging avrei preso anche quella bianca, ma giustamente il portafoglio piange, va bene che costa un poco, però cioè, poi tutta sta roba la devo anche usare. Ed è lei. Cioè, devo dire che una cosa che già così d'impatto mi colpisce è la robustezza di queste palette,
mi sembrano molto ben fatte, molto, sì, robuste, non col packaging esageratamente low cost, non so come spiegarvi, cioè sicuramente sono abbastanza minimal, però a me non dispiacciono sinceramente per niente. Vi faccio vedere questa dentro, guardate che bella, ve la faccio vedere così. Oggi abbiamo il dono della luce naturale, perché qui a Milano ovviamente spesso c'è brutto tempo, è grigio e quindi la luce non va bene, mi tocca accendere quella artificiale che è un po' sfalsa. E sapete che molte di queste palette sono praticamente identiche a palette molto più famose e costose. Intanto sto schiacciando un po' di pallini. Questa marca mi incuriosiva tantissimo, tantissimo. Quindi alla fine ho preso 10 palette. Madonna, pazza, furiosa. Vabbè, però una per il contour. Due sono per il contouring con varie tonalità, dal chiaro allo scuro. Una è blush con l'illuminante e le altre sì, sono tutte ombretti. Non vedo l'ora di guardarle. Adesso, guarda, vi apro la Flawless, che era forse quella che mi interessava di più. In realtà ho fatto una cazzata, ragazzi. Allora, intanto ho comprato dal sito quello straniero, estero. E quando cioè, ho scoperto che c'era il sito Makeup Revolution Italia, e c'è proprio da deficiente, avevo paura che i prodotti mi arrivassero fra 50 anni, tra un mese. E invece, ragazze, cioè, pazzesco, una settimanella, esagerando, sarà passata una settimana dall'ordine che ho fatto, ma neanche. Quindi, cioè, veramente velocissimi, complimenti. E poi, vabbè, io vedo che prendete tutte queste cose, queste palette da macchiaia, macchiaia, macchillaia, come si dice? Eccoci! Ma sapete che io me l'aspettavo molto più grande? Cioè, guardate qua. Si vede? Me l'aspettavo più grande, cioè io mi aspettavo sinceramente una palette con cialde, non dico da, però almeno le cialdine, boh, da 26. Sì, mi aspettavo cialdine tipo quelle di grandezza tipo MAC. E perché nelle foto, sembrano tutte enormi queste palette. Invece mi aspettavo più piccole queste qui, queste qua di questo tipo qua. Vedete, io ho fatto qualche swatch. I colori, quelli opachi, scuri, sono scriventi. Gli shimmer sono strascriventi, strapigmentati. Ho provato un paio di quelli chiari, tipo il classico color carne o rosino, eccetera, e non ha scritto molto, anzi, non si vede quasi per nulla. Però poi vi faccio la recensione con calma. Per bene tutte le foto, tutti i vari swatch, così potete anche voi più che altro non tanto decidere se comprare, perché penso che almeno una di queste valga la pena per il prezzo veramente irrisorio, ma più che altro selezionare e capire quale comprare, perché magari a voi tutte queste non servono. Niente, io spero che questo video spacchettamento vi sia piaciuto. Vi do un bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!